Buon anno a tutti. Uso questo strumento che abbiamo imparato a conoscere dall'inizio di questa terribile pandemia per entrare nelle vostre case. Il Consiglio si è mosso unito con il Rabbino Capo e il Segretario Generale Alfonso Sassoon per coordinare e affrontare questa emergenza. Da subito abbiamo chiuso la nostra scuola e la nostra casa di riposo. Non sono state decisioni molto facili, però sono risultate vincenti. Le lezioni, grazie al nostro preside Agostino Miele, al corpo docenti, alle Morot, sono partite online da subito. La casa di riposo è stata un esempio per molti. Grazie alla gestione ottima di tutto il personale. Il nostro servizio sociale non ha mai smesso di dare l'assistenza, specialmente nel periodo di Pesach. Abbiamo aumentato il servizio, abbiamo consegnato nelle case i prodotti kasher grazie ai volontari, che con un permesso speciale sono riusciti a arrivare da tutte le parti. Grazie Siamo stati vicini alla gente con molte iniziative online, cultura, concerti, eventi, conferenze, lezioni giornaliere fatte da Rav Arbib e dal Kollel. Abbiamo sentito il calore e la vicinanza della comunità, che con messaggi, offerte, ha dimostrato il calore che ci fa andare, che ci dà la forza di andare avanti. Ci sono state delle raccolte anche a livello internazionale, da associazioni ebraiche arrivate da Israele, che ci hanno anche permesso di acquistare il materiale necessario e mettere in sicurezza la scuola e le sinagoghe. Parlando di sicurezza, non posso dimenticare il grande lavoro del nostro Doron e dell'equipe dei ragazzi della Misgeret, che troviamo in tutti gli angoli dei luoghi più sensibili della nostra comunità. Vi chiedo di fare un cenno di ringraziamento quando li incontrate, sono sicuro che sarà molto apprezzato. Stiamo lavorando per dare a tutti la possibilità di frequentare le sinagoghe per le feste. Ci sono molti comunicati e soprattutto tutti chiedono la stessa cosa, di prenotare, di annunciarvi e di aiutarci a fare tutto in modo tranquillo e sicuro. Un pensiero speciale va ai nostri fratelli in Israele, un momento molto difficile, sempre per causa del Covid, e speriamo che passi. Siamo sempre molto vicini a Israele in questi momenti. Grazie a tutti, Shana Tova e Chatima Tova, a voi e alle vostre famiglie. Vi auguro un sereno 5781.